We'll be right back.
Coinvolgimento Lancieri di Montebello presenta per la prima volta il carosello di lance nei luoghi teatro dei fatti d'arme da cui il reggimento trae origini. Il reggimento Lancieri di Montebello venne costituito il 16 settembre 1859 a Voghera. Il suo nome deriva dalla battaglia di Montebello del 20 maggio 1859 durante la seconda guerra d'indipendenza. Prende ora la parola il sindaco del comune di Montebello della Battaglia, il dottor Andrea Mariani. Buongiorno a tutti, un saluto all'onorevole Chiesa, buongiorno e benvenuto a Montebello, alla rappresentanza della prefettura della provincia di Pavia, ai sindaci e agli amministratori locali, a tutte le autorità civili e militari, al nostro parroco Don Luigi. A voi montebellesi e a tutti presenti do il benvenuto a Montebello della Battaglia per il carosello delle lance del reggimento Lancieri di Montebello. Un doveroso saluto alla questura, alla rappresentanza della questura e a tutte le forze dell'ordine, ai rappresentanti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e alle associazioni. Vi ringrazio per la presenza e per la collaborazione che ha consentito la realizzazione di questo evento. Un benvenuto alle autorità militari e a tutte le sezioni ANAC. Saluto Donna Paola per tutti. La prego di portare il mio saluto, il nostro saluto al Presidente Nazionale Generale Gerometta. Un saluto infine al priore del Tempio Sacrario dell'Arma di Cavalleria Generale Arnò e agli amici di Voghera che ogni anno con dedizione e passione rinnovano lo spirito dell'arma. Ci tengo poi a ringraziare chi ha consentito l'organizzazione di questo evento, il personale del comune, i volontari, le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo bel evento, la protezione civile, infine i privati, gli sponsor o chi a vario titolo ci ha dato una mano, il centro commerciale Montebello, l'Iper Montebello, Andrea Di Federico, Andrea e Marco Biagi, i fratelli Risso, Mario Corlade con tutte le loro rispettive imprese. Facciamo un applauso. Il 23 aprile 2023 è una giornata ricca di storia. Già ieri abbiamo festeggiato Voghera al Tempio Sacrario con la messa celebrata da Sua Eccellenza Guido Marini, Vescovo di Tortona, San Giorgio Martire, l'Arma di Cavalleria e l'anniversario dei 200 anni della prestigiosa Scuola di Cavalleria. Lo facciamo oggi sui campi di Montebaglieri che ogni anno ci onorano della loro presenza nelle celebrazioni del 20 maggio 1859. Quest'anno vi aspettiamo tutti, numerosi, domenica 21 maggio. Ma nelle migliori tradizioni della cavalleria italiana è anche una giornata ricca di amicizia. Permettetemi allora un saluto di stima e ringraziamento al colonnello Sebastiano Barba Giovanni. Mi associo ai ringraziamenti e ai saluti del sindaco, per cui non li ripeto. Vi porto i saluti del generale di Corpo d'Armata Giuseppe Nicola Tota, comandante delle Forze Operative Sud, e del generale Brafa Musicoro, che è il comandante della Brigata Granatieri di Sardegna, della quale il Reggimento Lancieri di Montebello fa parte. Entrambi non sono potuti venire per impegni di servizio. E sono io che ringrazio tutti i montebellesi per la presenza e per l'occasione che ci hanno dato di essere qui oggi. Per noi essere legati a Montebello è un piacere, è un onore, è un privilegio. Questi, dove siamo adesso, sono proprio i campi in cui 164 anni fa gli squadroni di Monferrato, Aosta e Novara hanno caricato gli austriaci prima che le fanterie francesi prendessero l'assalto al paese. Penso che siano pochi i reggimenti in Italia che hanno questo privilegio, cioè di poter conservare e rivivere le tradizioni che li hanno visti nascere. Per cui il ringraziamento va ai montebellesi perché, per quanto possa sembrare scontato, portare avanti queste tradizioni è un qualcosa di estremamente meritorio. Il fatto che i bambini di Montebello conservino questo ricordo è una cosa bellissima, che ci riempie d'orgoglio, anche perché poi, ricordiamolo, come ha giustamente ricordato lei, signor Sindaco, dopodomani è il 25 aprile, si celebra la Resistenza,
resistenza che i lancieri di Montebello hanno iniziato l'8 settembre 1943, venendo distrutti a Porta San Paolo per difendere Roma dai tedeschi. Diciamo che oggi si riuniscono le due date più importanti della storia del reggimento. Siamo in prossimità del 20 maggio, che è la battaglia di Montebello da cui abbiamo avuto origine, e celebriamo domani la resistenza, la liberazione, grazie durante la quale il reggimento ha meritato la decorazione allo stendardo e che per noi è la festa di corpo. Grazie ancora a tutti e mi auguro che oggi sia una giornata serena e che vi godiate lo spettacolo. Ingresso la fanfara a cavallo. Malta 75. Una marcia briosa e coinvolgente, composta dal maestro Bernardino Picone. Rientra tra i brani più famosi proposti nei concerti di bande e fanfare militari. Poker Reg, brano eseguito in stile Dixieland, composta dal maestro Fernando Francia. Con il termine Dixieland viene definito il particolare modo di suonare lo stile New Orleans Jazz all'inizio del XX secolo.
Tiziana, marcia militare composta appositamente per fanfare dal maestro Paolo Canu. Il maestro Canu fu il primo a guidare la banda filarmonica Giuseppe Garibaldi. Tiziana, composta in onore dell'omonima figlia del maestro. Babyface, marcia moderna eseguita in stile maestoso per fanfara, composto dal maestro svizzero Max Liman, più conosciuto con lo pseudonimo di Lex Abel. Thank you.
E sulle note della fanfara che sta lasciando il campo, facciamo ancora un applauso alla fanfara dei Lancieri di Montebello. E ci stiamo avvicinando all'esibizione del carosello di lance. Pochi istanti. Agli ordini del capitano Chiara Lazzara fa ingresso lo squadrone a cavallo per l'esecuzione del tradizionale carosello di lance. Procedono a mano destra per quadriglie. Il contatto di staffa è un risultato che si ottiene con il costante addestramento, insegnando al proprio cavallo fiducia reciproca. Squadrone, suddiviso in due sezioni, procede in opposte direzioni, provenendo dagli angoli opposti dell'angolo, le quadriglie convergono verso il centro effettuando un controcambiamento diagonale, avvolgendo il comandante dello squadrone, e il movimento di maneggio conseguenti cambiamenti di direzione prevede concentrazione ed elasticità muscolare del cavallo. Dirigendosi nei quattro angoli dell'arena dopo essersi incrociate tra loro. Tornati in quadriglie, le stesse progressivamente si predispongono in formazione in riga al fianco del comandante, eseguendo un movimento ad elica, enfatizzando il grado di addestramento ed affiatamento dei binomi.
pavimento diagonale, le sezioni si incrociano a pettine l'una dentro l'altra. Durante l'esecuzione, i cavalli imparano a non esitare a confrontarsi con un reparto contrapposto. Progressivamente al galoppo raggiungono il centro del campo e, avvolgendo il comandante, descrivono una stella a sei braccia. La figura descritta obbliga le quadriglie a mantenere la regolarità nel galoppo e distanza simmetrica tra loro. Valzer incrociato, permettendo distensione all'incollatura dei loro cavalli. Figure di maneggio per i lavori in piano, due binomi dello squadrone eseguono piccoli ma spettacoli esercizi di salto, mettendo in pratica gli insegnamenti del capitano Federico Caprilli. Il metodo naturale di equitazione scoperto ed insegnato dal capitano Caprilli prevedeva libertà di incollatura al cavallo. Il cavaliere non doveva assolutamente trattenere la bocca del cavallo durante il superamento degli ostacoli.
reparti di cavalleria che si preparano alle campagne e a fronteggiare il nemico. Lo squadrone dispiegato sul terreno effettua dei movimenti con lancia che venivano eseguiti in battaglia. Dalla posizione di guardia i lancieri simulano di colpire il nemico sia a destra che a sinistra del cavallo, usando la lancia in posizione laterale. Galoppo in frotta era la base dell'addestramento finalizzato al combattimento. Cavalli e cavalieri imparano a rimanere compatti, a tenere serrati i ranghi per imprimere durezza nell'urto contro il nemico, con attacchi successivi provenienti da diverse direzioni. Taglia il campo al galoppo, dimostrando compattezza, unità ed impeto del reparto, nonché l'elevato addestramento di preparazione alla carica. L'addestramento è compiuto, gli squadroni sono pronti. Nel motto dei lancieri di Montebello, impetu ostem per terreo, echeggiano gli slanci dell'epopea risorgimentale. Così come un tempo furono questi stessi luoghi 164 anni fa i cavalleggeri Monferrato, Oste e Novara. Lo squadrone si prepara a caricare, sciabole al vento e lancia in resta per travolgere e spezzare le linee nemiche. Un simulacro dello stendardo avvolge le schiere dei cavalieri di ogni tempo che uniti si preparano con impeto ad atterrire il nemico. La rievocazione della carica, rivolgiamo il nostro tributo a tutti i cavalieri e soldati che, compiendo il loro dovere, non hanno fatto ritorno e la cui memoria costituisce un forte ideale che lega il passato al presente, indissolubile come il legame storico tra l'uomo ed il cavallo.
Il comandante dello squadrone a cavallo rende gli onori al comandante del reggimento Lancieri di Montebello, colonnello Sebastiano Barba Giovanni Gasparo. Fanfare squadrone a cavallo, attenti! Fanfare squadrone a cavallo, presentat! Lancio! Onori al comandante del reggimento Lancieri di Montebello! Fanfare squadrone a cavallo. Fanfare squadrone a cavallo. Lancio! Fanfare squadrone a cavallo, riposo! Don Luigi Murru, parroco di Montebello, reciterà la preghiera del cavaliere. Fanfare squadrone a cavallo, attenti! Signore Dio, che avendo affermato la fraternità umana ed obbligati tutti a vicendevole amore per mezzo del tuo figlio Gesù, tra coloro che hanno servito le istituzioni, hai scelto San Giorgio per dare testimonianza di dedizione al dovere, di amore al sacrificio a difesa di Dio, della patria e dei deboli. Dona a noi cavalieri di imitarne le virtù. Fa che come lui, senza timore, ma con nobile fierezza, professiamo sempre e dovunque la nostra fede, e che fedeli al giuramento, buttando il cuore oltre le difficoltà ed i pericoli, all'ombra dello stendardo, serviamo con umiltà di mente e di cuore la nostra patria. Fa che nella nostra vita fulgida e brillino le lealtà, la cortesia, la generosità, la signorilità e l'amore, quelle caratteristiche che, inconfondibili, abbiamo ereditato dai nostri eroi. E concedi, benigno, che la fedeltà a questi ideali, come per il nostro speciale patrono San Giorgio, sia un giorno giusto titolo per cingere la corona della gloria e della celeste felicità. Amen. Il sindaco del comune di Montebello della Battaglia, dottor Andrea Mariani, consegna a nome della cittadinanza una targa ricordo al capitano Chiara Lazzara, comandante dello squadrone a cavallo, per la preziosa e spettacolare esibizione del tradizionale carosello di lance. Del carosello di lancio. Dottor Andrea Mariani, sindaco del comune di Montebello della Battaglia, per suggellare ancora una volta il forte legame che lega la cittadinanza e il territorio di Montebello con il reggimento, consegna al colonnello Sebastiano Barba Giovanni Gasparo, comandante dei lancieri di Montebello, una punta di una lancia della cavalleria italiana, ritrovata nei luoghi della battaglia del 20 maggio 1859, appartenuta ad uno dei tre reggimenti che vi hanno combattuto.
La cerimonia che ha visto l'esibizione del carosello Chiara Lazzara lascia il luogo della cerimonia partecipazione. Gallo Squadrone a sinistra, Asso. Facciamolo sentire ancora un applauso ai nostri lancieri di Montebello. Salutiamo con un applauso anche la fanfara. Si ringrazia il Comune di Montebello della Battaglia, lo Stato Maggiore dell'Esercito, la Brigata Meccanizzata Granatieri di Sardegna e il Reggimento Lancieri di Montebello. Grazie. Siamo comunque